magari esagero, ma non so niente. Mi preoccupo. Ti ricordi la sera in cui ci siamo conosciuti? Come adesso. Eri seduto accanto al finestrino. Io ti guardavo. Poi entrò Joe Cullen e ci presentò. Che hai? Niente. Un sogno in vena di ricordo. Mi sei molto mancata in questi mesi, dopo la disgrazia. A te in Kassel c'era mia madre che si occupava di me. Io non ti riprovero, ma... Capitano tutte a te. Ho trovato pure il modo di farti cacciare via dalla scuola adesso. È stata una meschina vendetta, e lo sai. Ti preoccupi per i bambini? Pensi che non avremo i mezzi? E se fosse? Mia madre ha fatto abbastanza per noi. Non ci contare, sai? Tua madre sarà rimborsata fino all'ultimo scellino. Mi daranno un posto alla Federazione Minatori, come aiuto di Tom Meddon alla sezione di Sliskill. E la cosa più importante è che ho trovato la mia vera strada, il mio vero lavoro, in cui posso impegnare tutto me stesso. Tom ha fiducia in me. E soprattutto Nugent. È un uomo straordinario, Jenny. Mi darai ragione anche tu. Ci batteremo insieme per i nostri compagni. Oh, sì, sì, sì. Ho letto anch'io il Don Chisciotte, sai? Lottare contro i mulini a vento ci si guadagna solo il ridicolo. Preferivo col tuo maglione sportivo. A chi lo dici? Quando parti? Non pensiamoci adesso. Anche laggiù ti vedrò sempre così. Con questo sole. Questo gran cielo pulito. E non mi accorgerò più della guerra. Penserò che al di là della guerra il mondo è bello e pulito. E che tu mi stai aspettando. Una questione di stile che approvo pienamente. Le persone meschine, e sono tante, avrebbero certo trovato a ridire sulla mia nomina a baronetto. Col ricordo troppo fresco della disgrazia in miniera. Fra un anno sarà diverso e la nomina verrà. Ne ho avuto piena assicurazione. Un anno.
Che importa? Grazie a Dio sono ancora giovane. E quello che più conta, mi sento giovane. E così fra un anno sarà tutto dimenticato. Comunque non ci saranno più né rancori né dubbi. E per te rimarrà sempre una disgrazia. Sì, signore, che ha coinvolto me per primo. Con danni finanziari e morali che hanno minacciato di travolgermi. Richard, non c'è nessuno a sentirci. Non capisco perché te la prendi tanto. Che cosa vorresti fare? Riaprire un'inchiesta che ci ha dato al 100% ragione? Ho detto ci, Adam. La cosa ci riguarda entrambi. Perciò sono pieno di rimorsi. Non faccio che pensare a quei morti. E non mi interessa più vivere. Perché lui dovrebbe odiarti? Etty, io e mio padre siamo diventati due estranei. Io non posso dimenticare il disastro in miniera. Sono convinto che avrebbe potuto essere evitato. Dio mio, Arthur, smettila. C'è già mio padre che sta distruggendosi per questa responsabilità che non esiste. Qualcuno deve pagare, Etty. E anche se fosse, che c'entri tu? E poi, con migliaia di giovani che muoiono ogni giorno in guerra... Ma è la stessa cosa. Gli uomini al fronte vengono sacrificati senza pietà, come i nostri minatori. E uccidi in massa, tutti e due. E io ho deciso di non partecipare. E come te la caverai con lui? Ha detto a mio padre che ci saremmo sposati non appena tu fossi stato nominato ufficiale. Non indosserò uniforme. Ma ci sarà la coscrizione obbligatoria. E l'esonerarti o meno come persona insostituibile dipende solo da tuo padre, quale capo di un'industria bellica. Non partirò, Etty. Anche a costo di rinunciare a me. Dipenderà solo da te. Hai paura di partire? Ma non si tratta di questo. I vigliacchi non mi interessano. Ma non capisci che... Oh, eccoti un po' qui con noi. Non sei molto allegra. Arthur sa essere un po' noioso a volte. Il che non capita con lei, Richard? Etty. Come devo chiamarlo? Signor Barras? Non sono più una bambina. E in quanto al papà, per ora ci sei solo tu. Arthur e io ancora non ci siamo sposati. Ah, Richard, sa che mi sono arruolata? Splendido, me l'aspettavo. Sì, nel Women's Emergency Corps. L'uniforme è proprio carina. Ti starà d'incanto. Glielo hai detto a Arthur? Non ancora. Lui non vuol sentir parlare di uniformi. Ci vedremo più spesso, allora. Io sono presidente di parecchi comitati in continuo rapporto con le autorità militari. Le farò dei grandi saluti. Ma non dimenticare il sorriso. Etty. Ma che fa lì tutto solo? Proprio non ti merita. Si può uscire. Venite qua, per favore.
Allora, sì. Stanco, eh? Anche per una rivincita a biliardo. E tu non sei stanco? Non darti delle arie. Sono a pezzi. Ma andremo avanti per molto così. Almeno quanto durerà questa sporca guerra. Tutte le guerre sono sporche, vecchio mio. Ma che succede? Perciò dovete farvi perquisire. Voi potete anche aver ragione, ma io sono qui con ordini precisi e devo farli rispettare. Vorrei farlo con il vostro aiuto e non con l'uso della forza. Ma che buffonate! Al momento di tornare a dopo casa! Dopo 9 ore di lavoro! Che c'è, tenente? Che succede? Dica a me. Sono Sim Porfin, il capo officina. Lei non ne sapeva niente? Di che? Di questa perquisizione. Eh? Lei saprà almeno che nella fonderia sono stati trovati a varie riprese numerosi volantini disfattisti, con minacce di sabotaggio. La Milton è un'azienda vitale per lo sforzo bellico e le autorità militari sono decise a individuare gli eventuali sabotatori. Provateci a mettermi le mani addosso! Che non ci proveranno con nessuno! Ma senti! Fanno la guerra contro di noi! Già, è molto più facile che in Francia! Perché non andate a perquisire i tedeschi? Andate indietro! Volete spararci addosso? Un momento! In questo modo non so come andrà a finire. Male, certamente. Ragioniamo. Qui ci conosciamo tutti e abbiamo dei parenti, degli amici in guerra. Nessuno di noi è tanto carogna da pugnalarli alle spalle. E allora perché ci trattano da criminali? Facciamo così. Diamo la nostra parola. Ho degli ordini. Scusate. E scusami specialmente tu, Sim. Ma anch'io la penso come Alfred. Chi non ha niente da temere e non vuole creare grane col paese in guerra. Deve farsi mettere le mani addosso come un ladro. Io non ci trovo niente di male. Eccomi qua. Sono il primo. Jervis. Prego. Grazie, signor. Golan. Joe Golan. Niente. Lei è un buon inglese. Lo siamo tutti qui. Lo spero. Tutti. E allora tocca a lei dare l'esempio. Ecco qua. Piccateci il naso. Non volevo dire con questo giornali? Giornali del mio partito. Ma anche se noi odiamo la guerra, forse sì. No. Basta col massacro. Sabotate le macchine. Ogni ora di lavoro in meno è un'ora di meno per arrivare alla pace. Dice proprio così. Sì. Ma io non ne so niente. Non li ho mai visti. Qualcuno mi ha fatto un brutto scherzo. Lui non c'entra. Crederà che sono un sovversivo. Ma voi mi conoscete tutti. Da tanti anni. Come potete credere? Possiamo andare, tenente. Dovrete chiedere scusa uno per uno. Io ti credo, Sim. E ti crederà anche Stanley Millington.
rilevare che è stato proprio l'esempio del signor Golan a convincere tutti che stavano sbagliando e a evitare il peggio. Con altrettanta sincerità non capisco perché abbia voluto in ultimo schierarsi con uno sporco disfattista colto con le mani nel sacco. Comunque il colonnello Melloy lascia a lei, signor Millington, la decisione se denunciare o meno questo Porfield. Porfield. E lei, Golan, perché gli crede? Perché so quanto lei lo stimi, signor Millington. E nessuno meglio di lei lo può giudicare. In ogni caso bisogna licenziarlo. Anche se innocente. Chi può provarla la sua innocenza? E con quale autorità rimarrebbe al suo posto di capo ufficio? Questo è l'argomento che taglia corto ogni discussione. Clegg, comunichi a Porfield la nostra decisione. Non vuole parlargli, signor Millington? Preferisco evitarlo. Innocente o colpevole, la sua vista mi farebbe troppo male. Ah, bisognerà ringraziare il colonnello Melloy. Lei resti, Gola. Devo parlarle. Segga. Quanto mi dispiace per il vecchio Sim. Preferirei che lei avesse licenziato me. Ma non per lo stesso motivo? No, per questo motivo no. Per lei ho altri progetti, Golan. Signor Clegg. Mi dispiace, niente da fare, Porfi. Sono stato licenziato in tronco. Naturalmente prenderemo in considerazione il suo lavoro di tanti anni. Noi le faremo di certo le migliori condizioni, sì, e non è detto che... Ma voi ci credete davvero che io sono colpevole? Comunque, la decisione del signor Millington è irrevocabile. Dopo 27 anni. Mi dispiace. Anche tu ci credi, Steve, che io sono un traditore, un nemico. Io ho due figli in guerra, sì.
certo che i nostri ragazzi si stanno comportando molto bene laggiù in Francia. Ieri, in una corrispondenza sul Times... Jerry, non fai che parlare di guerra. Tesoro, è un discorso di attualità, non ti pare? Vi aspetterò per il caffè. Devo dirle, caro Golan... Joe, vero? Sì, devo proprio dirle che lei come capo officina non mi ha fatto rimpiangere il vecchio Portfield. Anzi, le cose vanno molto meglio. Lei è giovane, ma si è saputo imporre con la simpatia e il senso della giustizia. E le circostanze sono ora più difficili con la guerra. L'attività produttiva è aumentata molto. Anche il fatturato. Anche. Joe, chiederò il suo esonero. Come persona insostituibile in un'industria vitale per lo sforzo bellico. Veramente? Pensava di arruolarsi? Pensavo di fare il mio dovere. Così lo fa ugualmente. Apprezzo i suoi sentimenti. Condivido, ma sono io che le chiedo il sacrificio di restare. Altrimenti non partirei tranquilla. Lei parte. Mi sono arruolato volontario. Sì, il mio sarà un gesto romantico, una guasconata. Un modo convenzionale per esprimere il mio amor di patria, ma... Non per niente appartengo a una famiglia di militari. Ho studiato a Sanders e porto questa cravatta di uno dei nostri migliori reggimenti. Naturalmente non mi sarei deciso se non avessi trovato un uomo capace ed estremamente fidato da affiancare a Clegg, che è troppo vecchio. Signor Millington, io non so come ringraziarla. Ma sarò in grado di... Questo lo lasci giudicare a me. Oh, ma Laura ci sta aspettando per il caffè. Venga. In verità non mi sarei mai perdonato di essere rimasto qui ad ammucchiare soldi invece di battermi. Anche se Laura insiste a non capirmi e a farmi cambiare idea. Segga. È una decisione ridicola. Vai solo in cerca di una medaglia. Sei pessimista. Perché una sola? Spero che lei lo abbia sconsigliato. Da amico. E come potrei persuaderlo io, se non c'è riuscita lei? E poi, io ho un amico. Magari. E lei, signor Gola? Immagino che mio marito non abbia lottato troppo per convincerla a restare. Lo invidio. Vorrei essere al suo posto. Come ogni buon inglese. Splendido. Dal libro di lettura. Io sono sempre sincero, signora Millington. Lascialo in pace, Laura. Sa com'è, Joe, le mogli sono sempre un po' egoiste. Non te la prendere, tesoro. Vedrete che farò appena in tempo ad arrivare in Francia per rifornirmi di questo cognac. Prego. Ormai la guerra dura già da un anno. Al nostro vecchio, testardo paese.
regalata tu, no? Il medico ha detto che... Il medico ha detto un bicchierino al giorno. Te l'ho portata ieri. Hai dimenticato il misurino. Oppure faccio un segno per controllare. Non mi hai mai chiesto niente del mio lavoro alla Federazione Minatori. Per me è un lavoro che ti occupa molto. Ma in compenso ti rende poco. Ti sei fatta male? Perché avrei dovuto farmelo? Per salvare due tazzine, valore totale, uno scellino? Non c'è niente che valga la pena di salvare in questa casa, mio caro David. Niente che valga più di uno scellino. Neppure io e te. Siedi. Sarai stanco. E che cos'è? Una barzelletta. So che sei troppo sola. Che nessuno ti dà una mano. Ah, te ne accorgi adesso. Se tu potessi andare più d'accordo con mia madre. Vai a te se le dice una parola. Ma allora non ti lascerà andare. Curati un po' di più. Pensa almeno al bambino. A quello ci penso fin troppo. Nagel si è arruolato nella sanità. Sta per partire per la Francia. Così farà il suo dovere, ma non impugnerà le armi contro nessuno. Pensa se tutti scegliessero la sanità. Chi combatterebbe? Sono il nemico. Che c'entra? Che c'entra? Ma perché non ci vai tu col tuo agente? Siete fatti allo stesso modo. Tutta a metà, fare la guerra e non farla. Mezzi uomini. Preparo un po' di caffè. Siedi. Sono uscito di casa all'improvviso. Non potevo più starci. Dovevo vederti. David, durante l'inchiesta hai detto tutto quello che sapevi? O sei al corrente di qualcosa che non hai voluto dire? Perché avrei dovuto tacere? David. David, ogni giorno di più io mi convinco che mio padre è il vero responsabile del disastro nella miniera. E se fosse? Il colpevole deve pagare, anche se è mio padre. Già, giustizia deve essere fatta. Ma questo è un punto di vista personale, Arthur. Io la penso come Nagel. Ma che serve punire il colpevole? Così ci si vendica e basta. Il colpevole è solo un esponente. Bisogna demolire il sistema, se è marcio. Per salvare un albero non serve potarlo, se il verme è nelle radici. Adesso c'è la guerra, ma dopo questa lotta la condurremo fino in fondo. E tu andrai in guerra? Mi arruolerò nella sanità. Cercherò di aiutare gli altri evitando di uccidere. Non è certo per patriottismo di maniera che partirò. Ma se è male partecipare alla guerra, forse è peggio restarne fuori. È come fermarsi sull'orlo del pozzo. Al momento del pericolo, evitando di scendervi per salvare la pelle, e giustificarsi invece con le proteste contro l'indegnità sociale del pericolo. Anche se tutti penseranno questo di me, David, io non andrò in guerra. Così pagherò io per mio padre, fino in fondo.
Io non sopporto che le mie mani si macchino di sangue. Nemmeno di quello dei miei compagni feriti. Non partirò. David, non hai offerto niente al signor Barnes. Già, dovevo preparare il caffè. Provvedo subito. Ma come stanno le sue care sorelle? Le rivedrei così volentieri, si potrebbe combinare. Ma perché non si siede? Arthur deve andartene, Jenny. Ci metto un minuto a preparare il caffè. Mi scusi. Non fartene una croce. Di che? Di tutto. Ti auguro di non provarlo mai, David. Io la sto cercando, una cosa.